Mi chiamo Mitch, in realtà mi chiamo Michele Bazzano, però uso questo nome quando suono. Che musica fai? È musica intima, più che altro racconto quello che sento e cerco di farlo nella maniera più onesta e autentica possibile, però non so bene ancora dove posso incasellarmi in qualche maniera. Quando e come hai incominciato a suonare? Ma ho cominciato a suonare in un periodo di forte vuoto e è servito appunto a riempire il vuoto, che è difficile, no? Cominciare a riempire da zero, però è nato per quello e quello rimane, insomma, per me è quello, fare musica. Che strumenti usi? Uso la chitarra, semplicemente. Utilizzi anche qualche effetto? No, io cerco di tenere tutto il più semplice possibile, il più semplice, sì. Che tipo di chitarra è? È una Yamaha, non so il nome, però l'ho presa perché mi piaceva, è bianca, mi piace, però non sono così specializzato. Di cosa parlano le tue canzoni? Ma le mie canzoni appunto soprattutto parlano di me, di quello che sento, ma soprattutto parlano di vuoto e di tutte queste difficoltà legate a gestire questa situazione. Poi ultimamente invece parlare anche della mia terra, della casa. Insomma, io ho questi temi che vanno sempre avanti, no? Un po' il vuoto, la casa, la famiglia, l'amore, queste cose qua ci sono sempre in qualche maniera. Prendo ispirazione da molti, molti poeti in realtà, soprattutto. Mi piace molto la poesia americana e da quella prendo e cerco di portarla nella musica, tipo Louis Gluck mi piace molto, e, o anche Allen Ginsberg per esempio, Patti Smith in quanto poetessa, in quanto cantante, e poi prendo ispirazione da tante più che altro donne forti anche nella musica, Marianne Faithfull per esempio, PJ Harvey, mi piace molto soprattutto appunto il femminile nella musica. Perché suoni? Suono, più che altro scrivo, faccio musica per riempire un vuoto, questo è più che altro, no? Esorcizzare tutto quello che sta nella mia testa e sta lì, pesa e diventa più concreto e diventa più leggero. Hai nominato principalmente artisti stranieri. Anche in Italia c'è qualche artista che ti piace? Ma in realtà sì, Nada per esempio, gli ultimi album di Nada sono quelli, anzi mi hanno segnato forse più degli stranieri, per quanto poi alla fine io non faccia musica in italiano, però Nada per esempio, Carmen Consoli un po', questo cantautorato di questo tipo. Ah, i tuoi testi sono solo in inglese? Sono solo in inglese, sì. Come mai questa scelta? Ma un po' perché io avendo questa R mi sono sempre messo in difficoltà nel cantare in italiano, ho sempre trovato difficoltà, e poi più che altro perché sentendo solo musica in inglese, quando poi mi sono trovato a farla è venuto automatico per me mettere quello schema, quel modo di far musica. And sit here beside me and just look me in the eyes. There are so many things we can say now with our eyes. We used to do before when our soldiers fall down into a gaze. We were
incominci a creare una canzone? Comincio scrivendo. Infatti ultimamente le mie canzoni sono sempre più poesie parlate, perché è proprio il testo per me la cosa principale. Poi dopo viene appunto la melodia, ma in realtà in maniera abbastanza casuale. Ecco, non ci tengo tanto alla musica quanto alle parole e a quanto ne viene dalle parole, da come canto, da quello che ne esce in quella maniera. Quindi per te il testo è fondamentale? Sì, il testo è fondamentale e la voce, e come viene, quello è. Cerco di tenerlo appunto il più in maniera subconscia possibile, no? Però quello che esce è. Prendi ispirazione anche da altri tipi di arti? Sì, sicuramente la scultura, perché a me piace anche molto la scultura e l'arte in generale, le arti visive mi piacciono, e da quelle prendo spunto, sempre dal punto di vista dell'essenzialità, dell'autenticità, no? Scultori tipo Penone che parlano, no, di natura, di alberi, queste cose qua rientrano sempre un po' tutte nei miei temi. Live, concerti, quanti ne hai fatti più o meno? Sono ancora all'inizio, ne ho fatti due da solo e altri due con una band che abbiamo provato a creare, che in realtà è un progetto a parte, non è proprio una band in sé. Però sono all'inizio, poi appunto essendo io tanto abbastanza chiuso, e mi piace molto la dimensione più intima e faccio molta fatica in realtà a portare i live, quindi è sempre una cosa un po' combattuta per me. Quanti anni è che suoni più o meno? Sono tre ormai, tre o quattro. Prima di un concerto hai qualche scaramanzia, un rito? No, in realtà io sono molto ansiosa e prima dei concerti muoio d'ansia e poi vedo come va, quindi no, cerco di tenere prima il più possibile. Che cosa non deve mai mancare da un tuo concerto? Non so, un po' di profondità, no? Sia di chi c'è che da parte mia, no? Cercare di entrare in contatto, il contatto, appunto, il capirsi, quello. Deve esserci. Tell me I'm stupid, I'm thinking too much. This voice, it is real and it comes from my mouth. There's so many things that I can't understand. There's so many things that I miss in my head. So why to struggle? You know there's always tomorrow. So why to struggle? You know there's always tomorrow. I'm thinking too much. This voice, it is real and it comes from my mouth. There's so many things that I can't understand. There's so many things that I miss in my head. Per te l'aspetto estetico, puramente estetico del palco, è importante? O anche come ti vesti è importante? Oppure può passare in secondo piano? Può passare in secondo piano, di solito infatti io non oggi, però appunto sempre su qualcosa di nero e basta, perché insomma viene dopo. Qual è il posto che ti ha emozionato di più in cui hai suonato? Ma in realtà suonare ad Alba può sembrare stupido, però essendo lì che ho vissuto tante cose che mi hanno portato a scrivere, no? Relazioni, roba, e suonare ad Alba anche solo in Piazza Pertinace, come avevo fatto al Gioia Fest, mi ha significava qualcosa, in qualche maniera, portare lì quello che era nato lì. Social, ti piacciono? Li usi, non li usi? Ma non li uso, ma mi accorgo che sono qualcosa di bello, qualcosa che deve essere usato, qualcosa di importante. Io penso sia importante, però io non li uso molto. Perché non li usi? Ma più per timidezza mia, forse. Social è comunque qualcosa in cui tu ti esponi, no? E quindi per quello. Però riconosco l'importanza dei social. Hai un progetto di registrare un disco fisico o anche una release online? No, mi piacerebbe molto. Molte delle canzoni che ho registrato sono su SoundCloud. Però mi piacerebbe fare qualcosa di più professionale, giustamente penso sempre quando avrò qualcosa che sento davvero di metterci il mio tempo, poi seriamente, molto più seriamente di quanto già lo prendo, però sì. I due anni di lockdown per molti artisti sono stati frutto di depressione,
invece altri sono riusciti ad andare avanti e produrre altro. Te in questi 2 anni di lockdown sei riuscito ad andare avanti col tuo progetto oppure depressione? No, in realtà è stato abbastanza un vuoto, ma perché più che altro io, attingendo dalla mia vita, da quello che vivo per scrivere, non scrivendo di altri, non scrivendo cose esterne a me, un momento di pausa, un momento così forte di pausa porta a un inevitabile in qualche maniera stop, no? Anche nel vissuto e quindi di conseguenza in quello che scrivo. Adesso appunto sto ricominciando, in realtà è già passato anche abbastanza dal lockdown, però adesso sto ricominciando a scrivere e a fare perché comincio di nuovo a vivere. Quindi tu non sei riuscito a produrre qualcosa? No, sono rimasto, ho vissuto bene comunque nella campagna, ho vissuto bene questa pausa, no? Però non dal punto di vista artistico, no. Ti possiamo trovare sui social da qualche parte? Sì, mi chiamo Michele Bazzano, e poi c'è un trattino in fondo basso, su Instagram e su SoundCloud, scrivendo Mitch, magari aggiungendo per esempio Kush, che è la canzone che più ascolti, si può trovare il mio profilo SoundCloud, se no è un po' difficile trovarlo. 3 artisti che bisogna assolutamente conoscere. Nada, PJ Harvey e Patti Smith. Molte grazie. Grazie a te. Ciao ciao. Ciao. Distance.